spero di riuscire in questi 10 minuti così tight a esprimere, a spiegare quello che Saras e noi stiamo facendo proprio nella logica del benessere che appunto va oltre a temi di salute e sicurezza, almeno sicuramente nel nostro gruppo. Il settore in cui noi siamo è un settore un po' particolare, perché appunto tra l'altro abbastanza citato, perché il tema energetico oggi è un tema molto discusso in molti sensi, e quindi siamo un po' noi nel centro di questa che si chiama trasformazione. Effettivamente pensare, tra l'altro io sono da poco, 3 anni che sono in questo gruppo e vengo dall'high tech, quindi quando ho fatto questo passaggio ricordo che ero molto eccitata all'idea di cambiare il settore e anche all'idea di essere in un settore che tipicamente potrebbe configurarsi come un settore del mondo più classico rispetto ovviamente alle tecnologie più avanzate. E la cosa che mi ha veramente sorpreso è trovare, nonostante appunto una maggioranza di dipendenti che sono anche molto sul campo, negli impianti, quindi noi abbiamo, vedete qualche dato sulla slide, ma fondamentalmente abbiamo quasi una metà dei nostri dipendenti che sono coinvolti nella day by day della raffinazione o della produzione di energia, e quindi turnisti in parte e comunque in campo H24, quindi anche nel periodo difficile questa è stata una gestione di sicurezza e di salute e anche di benessere in un momento molto, molto complicato. Diciamo che storicamente, quando dicevo sono stata rimasta colpita e sorpresa da quello che ho trovato, è perché effettivamente in Saras la storia di Saras nasce anche con la storia dell'attenzione alle persone. La proprietà che ha fondato questa società e che poi oggi respira di questo DNA e di questa attenzione, positiva attenzione alle persone, è veramente speciale. Quindi questo è un aspetto già rilevante, già molto positivo. Dico così perché attenzione alle persone vuole dire una serie di cose. Pensare che sia importante, per il successo complessivo dello stare insieme, del sistema e anche del business, quello di avere delle persone che si trovano bene e che c'è attenzione verso di loro in diversi modi. Cito una delle cose che è abbastanza rilevante, che non ho sentito, ma sicuramente moltissime società hanno, è quella di avere un CRAL, che quindi è un'organizzazione che all'interno dell'azienda, principalmente finanziato dall'azienda, diciamo che una gran parte del finanziamento è aziendale e il resto è dal contributo di ogni socio, e che da tantissimi anni, dal credo 1974, insomma anni 70, che di fatto opera e ha un numero di iscritti che è sorprendente, perché è quasi il 100% dei dipendenti. Questo è abbastanza, la dice lunga, perché significa che ciascuno mette il suo contributo perché crede di ricevere qualcosa, no? E quel qualcosa è molto legato allo stare insieme, al vivere insieme, quindi a creare quella socialità anche al di fuori dell'ambiente lavorativo quotidiano, che aggrega e che ingaggia. Si parla di engagement, si parla di come stare bene, e questo è un modo sicuramente che è apprezzato, lo dicono le persone che partecipano. Cosa crea questa associazione? Tipicamente momenti per le famiglie, momenti per i figli, quindi supporto estivo di vario genere e natura, quindi dalle colonie, viaggi all'estero, ai premi per gli studenti modello, oppure a semplici gite per i colleghi, per i nostri collaboratori, piuttosto che sport, calcio, vela e quant'altro. Quindi diciamo una serie di cose che aiutano e contribuiscono a creare quel clima poi sociale, aziendale, che di solito è costruttivo e positivo.
Un altro aspetto che la nostra società offre, qui parlo un po' di cose concrete, ecco, più che altro, è una serie di diciamo di attività di prevenzione mediche, ma non solo, e di supporto alla salute e allo star bene, che non è solo medico, ovviamente molto è medico, abbiamo stipulato delle assicurazioni diciamo aggiuntive rispetto a quelle previste dai nostri contratti, piuttosto che abbiamo un presidio medico, piuttosto che abbiamo un supporto sociale sempre presente, un assistente sociale, piuttosto che una serie di altre check-up non previsti, diciamo, proprio per dal contratto stretto, proprio per mettere in, diciamo, tranquillizzare o dare delle opportunità a chi tutti i giorni può averne bisogno. E addirittura, per esempio, vi viene in mente il prelievo del sangue. Noi abbiamo un sito, un'area dove è possibile fare il prelievo anziché andare all'ospedale, che bisogna fare il prelievo del sangue, piuttosto che cose di questo tipo. Ovviamente durante il Covid le nostre precauzioni sono anche aumentate, si intende. In particolare, vabbè, abbiamo stipulato quelle assicurazioni a titolo di protezione aggiuntiva per chi si fosse ammalato. Devo dire che fortunatamente non ne abbiamo avuto bisogno e comunque diciamo che c'è un'attenzione continua e costante. Anche adesso, recentemente, con questo dibattito riguardo al Green Pass, noi abbiamo reso disponibile all'esterno dell'azienda una sede dove si svolgono i tamponi per chi appunto non è vaccinato, per facilitare in qualche modo e essere inclusivi, perché si parla anche di inclusione e di rispetto, e noi abbiamo fatto un po' di tutto per cercare di essere in questa situazione. L'ultima cosa, ma non è l'ultima, mi fa piacere parlare del lavoro agile, perché qui è proprio un progetto che è nato di recente, perché né la flessibilità intendo la flessibilità della gestione del proprio lavoro in sede, né il lavoro da remoto erano cose esistenti o previste in questa società, un po' per natura, un po' per cultura. Quindi si partiva da zero. E devo dire che tra tante cose non positive, quello che abbiamo vissuto in questo anno e mezzo è stato un boost incredibile per una trasformazione che io per prima non credevo possibile. Noi in 2 mesi, tutte le persone, ovviamente non parlo di coloro che dovevano continuare a lavorare sugli impianti, perché questo è ovvio, ma tutte le persone che hanno potuto stare a casa, in 1 mese e mezzo sono state dotate di PC portatile, che non avevano, di cellulare laddove serviva, e si sono ritrovate a casa a lavorare da zero, senza troppe indicazioni. Certo, abbiamo fatto comunicazione, abbiamo fatto quello che potevamo, però le persone non erano abituate, no? E questo è stato una bella esperienza per tutti, ovviamente per chi fa il mio mestiere, ma anche per tutti i colleghi, per tutti i manager che hanno dovuto gestire all'improvviso come tutti in sostanza. Bene, abbiamo voluto cavalcare quel momento per evitare di perdere il beneficio di questa esperienza, e siamo partiti a proporre una procedura che consolidasse per il futuro la possibilità di lavorare da casa, ovviamente con un cambio culturale che abbiamo dovuto accompagnare per anche i manager, miei colleghi, senza che ovviamente non abituati pensavano che una volta finito questa fase si sarebbe tornato tutto come prima. E anche un sindacato che era un po' resistente, perché anche loro non riuscivano a capire bene poi cosa volesse dire andare a regime con un modo diverso di lavorare. Insomma, per 18 mesi abbiamo tentato di negoziare una procedura che secondo me, una procedura che poi è diventata un nostro accordo interno, credo anche abbastanza
abbastanza moderno rispetto agli approcci che qualche volta sento anche da alcuni colleghi, perché ha incentrato questo lavoro da remoto, quindi lo chiamiamo lavoro agile, a partire dall'individuo, cioè l'individuo è colui che attiva o propone di lavorare da remoto, ovviamente con tutta una serie di regole, perché la convinzione ed è il messaggio forte che ci sta dietro è che il lavoro agile va ad indirizzare soprattutto i bisogni dell'individuo, perché se l'azienda tout court lo mette a disposizione, il messaggio che passa è uno dei tanti altri benefit che l'azienda ha e diventa obbligo e diventa un diritto. No, non è un diritto, è chiaro che lo facciamo perché noi non siamo in una società, la nostra, che ha interessi a ridurre real estate o comunque a fare un programma di cost saving legato al lavoro da remoto, quindi questo non era fuori dal nostro scenario, quindi ci siamo potuti muovere sotto questa luce. Devo dire che le persone hanno un po' cambiato atteggiamento davvero, perché credono, capiscono forse un po' di più il valore che l'azienda sta mettendo a quello che serve a loro e meno all'azienda in sé, perché l'azienda va bene anche se le persone stanno 5 giorni su 5 in ufficio, non è che dicendola proprio in modo molto schietto. Quindi, e questo io credo che, anzi io suggerisco che sia questo l'approccio, perché semplifica tra l'altro una serie di altre cose. Chi ci ha seguito nella stesura della procedura tra voi lo sa bene, perché abbiamo potuto anche grazie a questo semplificare alcune cose. Comunque in generale il tema di tutte le cose che io vi ho raccontato e che stiamo offrendo, che siano tante o poche, ovviamente ogni azienda fa quello che riesce, anche in base alle possibilità, in base al tipo di popolazione. C'è però da tenere sempre, almeno per chi fa il mio mestiere, questo è quello che io mi dico tutti i giorni, di tenere sempre diciamo così nel radar una cosa importante: quanto di quello che l'azienda fa di well-being che è legato alla salute o alla sicurezza, ma anche appunto al poter conciliare la propria vita in modo diverso, lavorare in modo nuovo, quanto viene percepito davvero sul lungo periodo e resta sul lungo periodo percepito come qualcosa di positivo. Perché spesso le persone tendono ad abituarsi e non solo a considerarlo scontato e ovvio, ma anche a perdere quell'effetto positivo che l'azienda offre. Quindi questa è un po' una difficoltà. E la seconda difficoltà, e con questo concludo, la seconda difficoltà importante che io vedo è di non dimenticare mai che le nostre aziende sono fatte oggi da 5 generazioni di persone diverse, e quando io ho visto che alcuni dei neodirigenti giovani non volevano iscriversi alla sanità integrativa prevista dal contratto perché non gli interessa ed è un esborso per loro, la dice lunga sul fatto che noi pensiamo che gli aspetti medicali o investire sia per tutti uguale è un benefit, ma non è vero. Perché le famiglie giovani, chi non ha figli, il singolo, hanno tutt'altra prospettiva e tutt'altre esigenze. Quindi la sfida anche per il futuro è di essere in grado di offrire un ventaglio di opportunità, secondo me, che possa davvero riuscire a raggiungere un pochettino i bisogni diversi che oggi in aziende ci sono. Grazie.